Il nostro tecnico Cardiello nel mese di dicembre, in relazione al fatto che le perizie durano un anno, è stato invitato a venire a Benevento a rifare un sopralluogo a Viale Atlantici e ha riesaminato tutte le piante. Delle 123 piante c'era una difformità su un numero di piante pari a 13, in particolar modo su 6 piante, poi è stato richiesto un ulteriore approfondimento. Questo approfondimento è rappresentato da un'indagine che si chiama pulling test, quindi le piante sono state tirate ad una forza pari a 27 metri al secondo, che corrisponde ad una velocità del vento pari a 97,7 km/h, e si è visto che da un anno a un altro c'è stato un peggioramento delle condizioni di alcune piante, che sono passate dalla categoria CD a D. Quindi la categoria D è una categoria che ti impone l'abbattimento. Ovviamente la cittadinanza deve capire che noi non è che abbattiamo e lasciamo tutto così, assolutamente. Al Viale Atlantici seguiremo ciò che ha detto la soprintendenza, quindi saranno le piante rimosse, le piante dannose, le piante pericolose saranno sostituite con nuove essenze arboree uguali, Pinus pinea, di 3 metri, come ci ha prescritto la soprintendenza. Dobbiamo trovare i fondi in bilancio, perché sono interventi comunque abbastanza onerosi. Ovviamente il nostro interesse è togliere le imbragature intorno ai pini, mettere in sicurezza anche i marciapiedi, quindi stiamo lavorando di concerto con i lavori pubblici, perché abbatteremo, piantumeremo, verrà rifatta una nuova aiuola, le piante dovrebbero essere messe a dimora con una tecnica che dovrebbe contenere le radici, e contestualmente verranno rifatti i marciapiedi. Poi, fatto il Viale Atlantici, proseguiremo con le indagini su tutte le piante. Le indagini le farò fare per tutte le piante della città, e poi saranno valutate tutte le tecniche di terapia endoxillematica necessarie per poterle fare. Ovviamente dobbiamo fare i conti della massaia, è una questione di soldi, e allo stesso modo però abbiamo già programmato tutto. Considerate che le terapie endoxillematiche sono terapie che vengono fatte dal mese di marzo fino a giugno, quando la pianta ha il massimo momento di fioritura. Ovviamente ci muoveremo anche con quanto ci ha detto il sistema fitosanitario regionale, perché ci dovranno anche dire il tipo di terapia che dobbiamo fare.